offerte per le tue forniture energetiche. Da noi i prezzi più bassi per luce e gas e li blocchiamo per 12 mesi. Tirrenia Energia ti mette al centro con una consulenza personalizzata per le tue esigenze. Vieni a trovarci a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 158. Saremo lieti di offrirti la nostra esperienza. Con una delibera dello scorso 18 novembre, l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Luigi d'Aragona di Salerno ha disposto una serie di provvedimenti che riguardano l'area critica del Dipartimento Cardiotoracico-Vascolare dell'azienda. Nello specifico, dal 1 dicembre, l'unità operativa complessa universitaria, anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni, che costa di 4 posti letto, viene declassata in unità operativa semplice, mentre la terapia intensiva post-operatoria cardiochirurgica del Ruggi di Salerno diventa unità operativa complessa, poiché il ruolo di direttore viene assunto dalla professoressa Ornella Piazza, che dirigerà ad interim anche il reparto di Cava dei Tirreni fino all'individuazione di un nuovo responsabile. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Italo Cirielli, il quale ha manifestato tutta la sua preoccupazione per il futuro dello stesso reparto. Naturalmente uno dice: cosa significa questo in termini di servizio di offerta sanitaria? Nell'immediato si avrà che l'ospedale di Cava non avrà più un primario, ma un responsabile dell'unità, quindi perderà di prestigio la rianimazione a Cava dei Tirreni. Però questo tutto sommato incide solo sulla valorizzazione dei professionisti, ma anche qua è importante, perché per mantenere i professionisti di un certo livello sul territorio cavese, naturalmente bisogna dare anche la possibilità che questi professionisti abbiano il giusto riconoscimento a livello di carriera. Naturalmente il rischio reale qual è? Che, come è avvenuto per altri reparti, come è avvenuto per altre branche mediche che in qualche modo operavano nell'ospedale di Cava dei Tirreni, questo è il primo passo per poi in qualche modo chiudere anche questo reparto a Cava dei Tirreni, perché un conto è chiudere un'unità operativa complessa, un conto è chiudere un'unità operativa semplice di dipartimentale. Quindi a mio parere questo è solo l'inizio. Naturalmente tutto è stato fatto, come ormai viene gestita la sanità cavese, non nell'interesse dei cittadini, ma per una semplice e mera gestione del potere, per accontentare quel medico o quell'altro medico, senza in qualche modo tutelare e tenere a cuore la sanità dei cittadini. Cava dei Tirreni, come al solito, viene sempre messa in secondo piano, partendo dalla sanità, ma non solo in quello. La regione Campania, attraverso le sue varie diramazioni, una di queste è l'azienda ospedale universitaria, mortifica sempre il territorio di Cava dei Tirreni, e questo è un ulteriore esempio del modus agendi del Partito Democratico a livello regionale.